Sigla il 90° minuto e vediamo un po' se c'è il nostro amico Carlo Onesti. Ecco, Carlo, ci sei. Annus Domini 2011, la sfida tra Fiorentina e Juventus numero 3660. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Sì. Fiorentina che aggira da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, sì, mentre la Juventus aggira dall'alto verso il basso. Ma cos'è? Trapattoni, ex di turno, schiera Toldo tra i pali, mentre in cabina di regia prende il posto Sandro Kois. Ma cos'è? Battistuta, Rui Costa ed Edmundo sono le punte. Mentre in difesa prende posizione Aldo Firicano e via via tutti gli altri. Come via via tutti gli altri? Nella Juventus invece aggiranno i soliti 11 con una sola novità. Alex Del Piero, giovane juventino, prende il posto di un ormai sciupato Alessandro Matta. Ma no, ma sono appena arrivato. Non succede niente fino al minuto 70. Ma che bella partita! Quando Chiellini, out per squalifica, sfiora il gol di testa. Sì. Come out per qualifica? A Deleri, la Juventus non piace. Il tecnico friulano decide di effettuare qualche sostituzione. Sì. Fuori uno spento Del Piero per Trezeguet. Dentro Giambrotta per Chiellini. Sì. Mentre ma Porrini rileva Boniperti. Ma fuori Krasic e dentro Ovairan. Ma cos'è? Ma perché chi è Ovairan? Poi vedo quattro sostituzioni. Con la regia di Tinto Brass andiamo al secondo tempo. È il minuto 176 quando la Juventus passa in vantaggio. Torricelli, giovane rampante, mette in mezzo un cross. Trezeguet si gira, il tiro e il gol. Il tiro e il gol della Juventus con Trezeguet. Ma attenzione, il signor Lobello annulla per una posizione irregolare. Le immagini di Nazareno Balani ci mostrano infatti una posizione irregolare del giovane Ovairan. Chi è? Chi è? Finale assolutamente acceso con Battistuta che salta 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12 uomini. Sì, adesso. Il suo tiro, il pallone che termina sull'esterno della rete. Sì, il pallone che immagino termina sull'esterno della rete per la Fiorentina. Un finale accesissimo che porta in dote i calci di rigore. Calci come di rigore, calci di rigore di che non riesco a raccontarvi, anche perché non so come cavolo sia finita questa partita. Ah, ma perché sono andato di là a farmi una bella Fiorentina. Ma no! Bistecca, che avete capito? Dall'Artemio Franchi di Firenze è tutto. Un saluto, ciao da Carlo Onesti. Ma cos'è ciao da Carlo Onesti? Va bene.